Salve gente, oggi vi parlerò di un po' di cosette che mi sono arrivate. Uno è un regalo che viene da Milano e questo è un portagioie, bellissimo, un portorecchini, lo volevo da tanto, ha ancora l'etichetta, proviene da Tiger. Ho provato a cercarlo qui a Lecce, ma i costi erano ovviamente molto superiori rispetto a quanto è stato comprato o a quanto è stato acquistato a Milano da Tiger. E questa mia carissima amica che saluto, cioè Francesca, me l'ha procurato. È veramente una cosa fighissima perché, vabbè, non ho ancora appeso tutti gli orecchini. Qui, ovviamente, ci sono gli orecchini di Clara Lovero. Non so se si vede, Clara. Sono tutti di Clara questi. Qua giù, vabbè, questi sono di Bijou Brigitte. Questi da un'altra venditrice. Questi sono sempre di Clara. Questi un'altra venditrice su Facebook. Questi sono di mia madre che fa con l'uncinetto. E questi sono di Clara. Dove stanno? Questi sono di Clara. Questo è di Clara. Vabbè, già tutti i ricchi sono di Clara. E devo metterne degli altri. Ecco, la bigiotteria, gli orecchini di bigiotteria, intendo metterli qui sopra, appesi, in modo da poterli vedere e scegliere. E questa è diciamo, un tag sull'organizzazione dei miei bijou. E in virtù di. È anche una sorpresa, cioè nel senso una magliettina che ho atteso da tanto. E riguardo all'organizzazione dei miei bijou, sono stata da IKEA tempo fa e ho acquistato questi cofanetti. Ho invertito il colore della scatola, del copriscatola, giusto per avere un po' di brio. Ecco, qui dentro ho separato i bracciali dalle collane, anche se non ci entrano tutte. E qui ci sono tutte le collane che ho acquistato in questo frangente, in modo da poterle comunque avere sotto mano e sono anche carini da vedere. Ne ho un altro nero che non mi è servito in quanto appunto gli orecchini li ho appoggiati qui sopra e quello nero era stato acquistato per metterci su appunto gli orecchini, dentro gli orecchini. È una mini organizzazione, perché questo? Perché si fa fatica, no, ad adoperare tutto quello che si ha. A volte io veramente dimentico persino di avere determinate cose ed è una cosa che mi dà fastidio perché poi le ho comprate e voglio usarle, insomma, voglio sfruttarle. E mi scoccia non riuscire a ricordare perché poi ho poca memoria. Compro forse tanto, forse. E questa è, diciamo, una sorta di mini organizzazione dei miei bijou. E un'altra cosa di cui volevo parlarvi, l'ho esulato da, cioè l'ho messa a parte, ho evitato di accorparla ad altre haul, è questa maglietta. Questa maglietta che proviene dalla Cina, ovviamente, perché l'ho acquistata su AliExpress e vi metterò il link del venditore giù nel box informazione. L'avevo vista sulla video di presentazione di Miss Carla Pink. Ho provato a cercarla sui vari siti Shinsight, Dresslink, ma al solito. Tra l'altro Dresslink attendo un pacco, non so che fine abbia fatto. Cioè, mi hanno fatto spendere 7 euro di spedizione e nonostante tutto, loro non mi hanno dato la tracciatura del pacco, cioè per me Dresslink può anche chiudere domani mattina se non dovesse arrivare la raccomandata con la giacca che ho ordinato, perché ho speso tipo 25 dollari più la spedizione, insomma, mi dispiacerebbe qualora la raccomandata non giungesse a casa mia e visto che ho pagato tramite PayPal, probabilmente tra una settimana, se non arriva, faccio rimborso, richiesta di rimborso. Questo, insomma, mi sembra il minimo. Non mi sembra serio far pagare 7 euro di spese di spedizioni per inviare una raccomandata. Altri siti lo fanno con la tracciatura. Perché non lo devi fare con la tracciatura anche tu, Dresslink? Quindi. Vabbè, quindi ho acquistato questa Celine, questa maglietta Celine, che ho visto anche dei video tutorial per realizzarla, per esempio attaccandoci, ritagliando le lettere e poi attaccandola con il ferro da stiro su una maglietta bianca, però onestamente tutta questa grande praticità e manualità non mi appartiene, quindi ho preferito girare sui siti come AliExpress o eBay. Diciamo che su eBay costava un pochino di più perché proveniva dall'UK, dall'Inghilterra.
Mentre questa proveniente dalla Cina l'ho pagata $14, spese incluse con la tracciatura. Ha impiegato una trentina di giorni, anche meno, perché è stata molto veloce. Onestamente, non immaginavo fosse così veloce. L'ho presa a manica lunga. Le varianti erano in bianco e in nero ed erano con la manica corta e la manica lunga. A saperlo, avrei preso anche quella a manica corta, però avevo paura del cotone proprio perché sono bianche. Se il cotone non è di qualità, invece il cotone è bello spesso, c'è proprio un bel cotone. Messa addosso non lascia trasparenze, anzi è molto pesante. Ed essendo a manica lunga è veramente calda, cioè va bene. E ovviamente ho preso una XL perché insomma, ho le spalle larghe, ho un po' di seno, quindi la XL era. Avevo chiesto poi al venditore le misure della XL in centimetri e me li ha comunicate tramite mail, veramente molto gentile. Avevo chiesto poi la tracciatura e me l'ha mandata subito dopo la spedizione. Una vendita, un acquisto, diciamo, molto 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 tranquillo, molto sereno. L'ho lavata, l'ho indossata, molto bella. Pertanto, se siete alla ricerca, di qualcosa di simile, potete farci un, cioè fate un salto su AliExpress, fate un salto su AliExpress, digitate le parole fashion t-shirt o qualcosa del genere. Ora non ricordo come ci sono arrivata, o Celine t-shirt, insomma, si arriva facilmente, il costo è veramente relativo e la qualità è buona. E nulla, care amiche o cari amici, io vi saluto e spero che questo video possa servirvi per andare a recuperare da Tiger questi porta bijou, questi porta orecchini che costerà circa 5 euro e magari trovare la Celine, la maglietta Celine che io la desideravo da un sacco, la volevo da un sacco. Non è ovviamente una, cioè è una inspired, è un'ispirazione, voglio dire, molto fatta a casa, ecco. E nulla, un bacio e grazie ancora. Grazie a chi ha seguito questo video fino alla fine. Grazie a chi si è iscritto al mio canale, alle ragazze che mi seguono. Saluto le make-up spy, che sono le spie del make-up, le due pazzerelle con le quali interagisco sempre tanto. E anche Sara. Ciao ciao.